calcola l'energia meccanica della Terra in orbita intorno al Sole e interpreta intuitivamente il risultato. Stati legati o slegati, teorema viriale. E già che ci siamo, calcoliamo anche il lavoro della gravità, della forza di gravità del Sole sulla Terra durante uno spostamento della Terra di 3 mesi lungo la sua orbita. Il Sole, la Terra che gira intorno al Sole, ha una distanza di una unità astronomica, che è il raggio dell'orbita terrestre, sono circa 150 milioni di chilometri. In metri 1,5 x 10 alla 11 metri. La Terra compie un moto praticamente circolare uniforme, MCU. In realtà è un'ellisse con il Sole in un fuoco, ma è un'ellisse con eccentricità molto piccola. E la velocità praticamente costante, velocità scalare della Terra intorno al Sole è di circa 30 km al secondo, 3 per 10 alla quarta metri al secondo. Il Sole esercita sulla Terra la forza di gravità rivolta verso il centro, una forza cosiddetta centrale, perché rivolta verso il centro è una forza anche centripeta, mentre invece la Terra si sposta perpendicolarmente alla forza che riceve. E quindi già possiamo dire che la forza di gravità del Sole sulla Terra compie un lavoro nullo in ogni momento. Se è nullo ad ogni istante, anche dopo 3 mesi, il lavoro compiuto dal Sole sulla Terra è nullo. 3 mesi corrisponde a un arco che è un quarto di circonferenza, perché tutto il giro dura 12 mesi, quindi 3 mesi è 90 gradi come angolo spazzato, da qui a qui. Che il lavoro della gravità sulla Terra sia nullo è confermato anche dal fatto che la Terra non cambia la sua energia cinetica, quindi la sua velocità, ma la mantiene costante a 30 km al secondo. Infatti la forza di gravità è l'unica che agisce sulla Terra e quindi è anche la forza totale. Se non facesse lavoro nullo, ma facesse per esempio lavoro motore, per il teorema del lavoro e dell'energia cinetica, questa forza di gravità farebbe aumentare l'energia cinetica della Terra, cioè ne aumenterebbe la velocità. Se facesse lavoro resistente, la farebbe diminuire la velocità orbitale della Terra. Ma la velocità orbitale della Terra rimane sempre quella, segno che la forza di gravità, che è la forza totale, non fa lavoro. E così abbiamo risposto alla prima domanda, lavoro nullo. Seconda domanda, l'energia meccanica della Terra. È la somma dell'energia cinetica e potenziale gravitazionale, quindi questa espressione più quest'altra. L'energia cinetica positiva, l'energia gravitazionale negativa, bisogna vedere chi vince. Mi aspetto che vinca l'energia gravitazionale, cioè il termine aggregante, il termine di legame. Questo perché l'orbita è un'orbita chiusa e la Terra non si allontana dal Sole all'infinito. Quindi vuol dire che è uno stato legato quello Terra-Sole. Quindi vince il termine di legame sul termine disgregante, cioè sull'energia cinetica. Eseguiamo i calcoli, energia cinetica, energia gravitazionale, ci servono le masse, m è la massa della Terra, 6 per 10 alla 24 kg, m grande è la massa del Sole, 2 per 10 alla 30 kg, perché infatti stiamo parlando della Terra in orbita intorno al Sole. Sostituiamo quindi tutti i valori e troviamo 2,7 per 10 alla 33 joule l'energia cinetica della Terra, meno 5,3 per 10 alla 33 joule l'energia gravitazionale. Quindi è confermato che vince l'energia gravitazionale, che è più grande, negativa e in valore assoluto più grande rispetto a quella cinetica. Abbiamo utilizzato dei dati approssimati e per questo l'energia gravitazionale in modulo non viene esattamente il doppio. Doveva venire esattamente il doppio, o se vogliamo l'energia cinetica esattamente la metà dell'energia gravitazionale. Questo è garantito da un teorema che si chiama teorema viriale e si applica alle orbite degli oggetti intorno a una massa centrale, quindi in particolare al caso della Terra che gira intorno al Sole. Questo è il teorema viriale, dice che l'energia cinetica è metà dell'energia potenziale gravitazionale in modulo. La dimostrazione del teorema viriale si fa con la seconda equazione di Newton, la legge del moto. Forza totale uguale ma. Ma la forza totale, abbiamo detto prima, che è la forza di gravità del Sole. E l'accelerazione è l'accelerazione centripeta, perché questa forza di gravità punta al centro, quindi produce un'accelerazione che punta al centro, cioè verso il Sole. Accelerazione centripeta sappiamo che si calcola velocità al quadrato diviso r. Velocità è la velocità della Terra, r è la distanza dal centro del Sole, quindi il raggio dell'orbita.
Newton scoprì la legge della gravitazione universale, cioè la forza che si scambiano la Terra e il Sole ha questa espressione G, le due masse, diviso la distanza al quadrato. Perciò andiamo a sostituire al posto della forza centripeta l'espressione della forza di gravità che trovò Newton e al posto della accelerazione centripeta V al quadrato diviso R. Semplifichiamo una R, la massa della Terra non la semplifichiamo perché ci farà comodo tenerla e invece dividiamo o dimezziamo tutti e due i termini. Infatti dimezzando a destra ottengo l'energia cinetica della Terra, 1/2 mv alla seconda. Dimezzando a sinistra ho trovato metà dell'energia potenziale gravitazionale in modulo. Infatti noi sappiamo che l'espressione dell'energia potenziale gravitazionale è meno gmm su r. Quindi abbiamo metà dell'energia gravitazionale in modulo uguale all'energia cinetica. Quello che dicevamo prima, l'energia cinetica è metà dell'energia gravitazionale in valore assoluto. E questo conferma che è uno stato legato, cioè un'orbita chiusa, perché l'energia cinetica perde, essendo la metà dell'energia di legame, cioè quella gravitazionale. Ora calcoliamo l'energia meccanica, che è l'energia cinetica più quella gravitazionale. Al posto di energia cinetica scrivo meno 1/2 energia gravitazionale. Utilizzando questa formula qua, tolgo il modulo e metto il segno meno. Questo termine è l'energia cinetica ed è positivo, non bisogna farsi ingannare da questo segno meno perché anche l'energia gravitazionale è negativa, quindi meno per meno questo termine è positivo. E svolgendo il calcolo viene fuori che l'energia meccanica è metà dell'energia gravitazionale. Siccome l'energia gravitazionale era negativa e valeva meno gmm su r, l'energia meccanica è meno gmm su r la metà. In ogni caso vediamo che per colpa di questo segno meno l'energia meccanica è negativa, come ci aspettavamo prima. Un'energia meccanica negativa perché è uno stato legato. E quindi per concludere l'energia meccanica è metà dell'energia potenziale gravitazionale. Questo è il teorema Virial, che è praticamente confermato dai nostri calcoli. L'energia cinetica è, a parte le approssimazioni, la metà dell'energia gravitazionale in modulo.